collega Lattai quando dice giustamente che c'è un regolamento per cui dobbiamo usare l'interrogazione interpellante, tanto vale usare quello invece di diciamo, fare il famoso question time qui all'inizio del Consiglio Comunale. Però ecco, vorrei dire che questi strumenti si usano e poi funzionano anche perché io non sono assolutamente polemica per quello che è successo per le nostre due interrogazioni presentate, sono critica, cioè siamo critici. Abbiamo un regolamento che dice che ci sono dei tempi, abbiamo sollecitato la cosa più volte prima dell'estate, due volte in conferenza di capigruppo, è stata diciamo anche sostenuta la cosa dal Presidente del Consiglio Comunale che ha detto giustamente che l'interrogazione è un metodo anche fluido insomma, per agevolare il lavoro, essere consigliere della Giunta che va incentivato, quindi abbiamo fatto presente che c'erano tutti i ritardi, che all'inizio erano ritardi e dopo sono diventate delle voragini perché il 30 di luglio ci è stato detto sì sì non c'è nessun problema, rispondo anche subito, poi ovviamente l'interrogazione prevede una risposta scritta, abbiamo detto va bene, tanto vuol dire da qui che si interrompono i lavori per le ferie, aspettiamo il primo d'agosto e non ci va bene. Era passato più di un mese, ok, chiudiamo un occhio. Quando il primo d'agosto abbiamo visto che non è successo niente, abbiamo di nuovo rinostrato a settembre nuovamente, non abbiamo ricevuto risposta, in conferenza di capigruppo abbiamo ridetto la cosa, è presente l'assessore Venditti. Io ho ricevuto la scorsa settimana la telefonata di Fabio che si rispondava e che mi ha detto per lunedì mi impegno a rispondersi. Quindi la risposta non era pronta. Non era pronta il 5 agosto, non era pronta il 30 di luglio quando è stato detto che rispondiamo immediatamente, è stata pronta stamani. È stata formulata oggi. Quindi non è polemica, è semplicemente esercitare i nostri diritti di consiglieri. Noi abbiamo fatto delle domande, lo capisco che ci voleva del lavoro, ci voleva del tempo, una cosa complessa, anche noi ci abbiamo studiato per fare delle domande, abbiamo perso del tempo sulle carte, non c'è niente di male a comunicare che c'è un ritardo, che ci sono stati dei problemi, nessunissima diciamo critica, nessunissimo problema, però noi vogliamo sapere questo silenzio di 3 mesi cosa ha voluto dire, cioè ci sono stati dei problemi veri o c'è stato solo un silenzio? È questo che noi, come si dice, criticavamo, perché non abbiamo ricevuto nessun tipo di risposta, neanche negativa, neanche dire ci vuole un sacco di tempo a rispondere, ci vorranno 2 mesi. Quindi non è una polemica. Quando poi abbiamo cominciato a fare la voce grossa, forse ho sentito un po' di più e allora c'è stato risposto. Però io non accetto che venga detto che la risposta era pronta, che noi abbiamo fatto un sacco di fumo, siccome noi veniamo sempre richiamati al regolamento perché siamo esperti e quando facciamo degli errori ci viene sempre fatto notare, noi per una volta magari abbiamo rispettato il regolamento, abbiamo chiesto la stessa correttezza, se poi veramente i tempi non vengono rispettati si dovrà fare in un altro modo, allora veramente ci vorrà il question time, poi ci vorrà la bassa risposta. Non si può aspettare 3 mesi per avere il materiale per lavorare su una cosa. 20 giorni va bene, un mese va bene. 3 mesi sono troppo. Intanto sono 2 mesi, perché voi avete presentato il 6 di luglio il testo di questa interrogazione, che sono 2 mesi e qualche giorno e non 3 mesi. Poi il testo è protocollato il 6 di luglio. Non polemica che avete fatto, non so come si debba tradurre altrimenti se non con l'affissione di manifesti a Bottegone e il volantinaggio. Questa sia una polemica, è legittima, ma non altrimenti, sia una polemica. Nel mezzo di stato agosto, io rispondo se è volantinato a Bottegone, se fatti i manifesti, dicendo che non si risponde rispetto alla salute delle persone, perché evidentemente il silenzio imbarazzato dell'amministrazione che non sa rispondere ai problemi di salute della gente. Cerco di fare sensato, equilibrato e non polemico, ognuno legittimamente da quello che crede, come minimo è polemico fare manifesti al muro con una non risposta, quando nel mezzo c'è l'agosto non si può chiamare altrimenti.
Ad ogni modo, stamani mattina vi è arrivata la risposta, che dimostra anche che l'approfondimento era di fatto, che c'era un approfondimento per modo di dire. Però poi discuteremo più approfonditamente quando riterrete. Io mi impegno a rispondere dal momento in cui le vedo. Non so che cosa il mio capo di gabinetto abbia detto, quello che so di per certo è che quando ce le ho in mano io sono in condizione di rispondere. E dissi alla fine del mese di luglio, o all'inizio di agosto, quando eravamo in consiglio comunale, che avrei potuto rispondere lì, all'impronta, come faremo oggi, alla fine di queste comunicazioni. Le accoglie la richiesta, se è nella fattibilità della questione, la richiesta di lasciare il gestone odierno, in quanto un consiglio non può durare due ore e deve avere argomenti che riguardano l'interesse comune. È oneroso un consiglio comunale per tutta la cittadinanza, è giusto che sia rispettato questo volere della cittadinanza. Noi, Movimento 5 Stelle, ripeto, si chiederà di lasciare il gettone di oggi al Consiglio.